Alex Fontana sbanca la seconda tappa del campionato svizzero karting, andata in scena lo scorso weekend sul circuito transalpino di Mirecourt, tenendo così alta la bandiera del Canton Ticino. Un successo significativo che bisse in maniera perentoria il dominio mostrato nel primo round parmense, cogliendo così il quarto successo consecutivo nella serie nazionale rosso-crociata. A differenza della tappa emiliana, però, questa volta la vittoria l'ha guadagnata ai box, anzi in pit lane, optando per le gomme slick all'ultimissimo minuto utile e costringendo i suoi meccanici a cambiare rapidamente tattica e assetto, per poi avere ragione sui rivali con una scelta a dir poco azzeccata. Il driver ufficiale PCR transita infatti in 12ª posizione al termine della prima tornata, ma con una rimonta da urlo riesce a prendere il comando delle operazioni al quarto lap, imponendo un ritmo insostenibile per gli increduli inseguitori. La scelta fatta paga e Fontana chiude sotto la bandiera scacchi con un margine di oltre 3 secondi sul bravo e tosto Bellanca, l'unico, assieme a Müller, in grado di impensierire realmente Freccia Gialla.